Dopo il voto del 5 giugno, Ravenna si prepara a vivere uno storico ballottaggio. Il centro-sinistra guidato da Michele De Pascale dovrà affrontare il centro-destra di Massimiliano Alberghini. Il 19 giugno i ravennati saranno richiamati alle urne per decretare definitivamente il nuovo sindaco di Ravenna. Quest'oggi gli elettori del centro-sinistra commentano con l'amaro in bocca il risultato di questo primo responso delle amministrative. Un risultato non del tutto inaspettato, ma che sicuramente sarà solo un lontano ricordo dopo il 19 giugno, perché Ravenna non sarà mai della destra, ha dichiarato il signor Mario a microfono spento. Niente telecamere anche per altri ravennati rimasti delusi dal responso dei seggi non a favore del PD. Più voglia di parlare davanti alle telecamere per coloro che oggi sorridono sotto i baffi, gli elettori del centrodestra, e aria un po' sfiduciata per chi ha creduto nelle nuove proposte politico-civiche nate a Ravenna negli ultimi mesi. Io non ho votato per nessuno dei due al ballottaggio. E però la stupisce questo ballottaggio centrodestra e centrosinistra? Secondo me la gente è un po', non dico stufa, ma stanca della gestione, insomma, che c'è adesso. Non le cavoli Un di po' stanca. Senta, le chiedo un'ultima cosa, il 19 si torna a votare, secondo lei ci sarà maggiore astensionismo oppure chi magari non ha votato in occasione della tornata di ieri, il 19 potrebbe decidere di andare al voto? Secondo me è uguale, forse qualcosa di meno. Impressione personale. Sì. È stato un pochettino, come posso dire, un po' di sorpresa c'è stata. Non sono un politico, No, no, non mi però sono mai come occupato di politica. cittadino, appunto, l'ha stupita Non questa. ho votato per quello che ha raggiunto più punti. Mi Senta, dispiace. le chiedo una cosa, secondo lei il 19 di giugno andranno a Sì. votare più ravennati oppure ci sarà maggior astensionismo? Meno ravennati, però De Pascale ha talmente 46-47, quindi Quindi la vittoria andrà al PD, secondo lei, alla fine? Non può scappare la vittoria. Non sono stupita, anzi era la cronaca di una morte annunciata, ma direi che ci sta tutto come risultato. Secondo lei il 19 di giugno cambierà quindi qualcosa, diciamo, per la storia politica di Ravenna? Purtroppo no, perché alla fine comunque la sinistra rimane prevalente, però uno scossone ci starebbe bene, è che non si realizzerà neanche stavolta il ballottaggio. Il fatto che comunque il PD, diciamo il centro-sinistra, sia andato al ballottaggio, cosa significa? Che c'è un malcontento di fondo per tanti aspetti, sicuramente che si è manifestato con questi risultati. Io, guardi, ho l'età che ho, non faccio colore politico perché tanto alla mia età lavoro ancora se voglio mangiare, per cui non mi dà da mangiare né il bianco, né il rosso, né il turchino. Però lei vede com'è ridotta Ravenna, fa schifo. Se quello, insomma, che è successo ieri sera era una cosa che gli elettori si aspettavano, quindi questo ballottaggio tra destra e sinistra, oppure una sorpresa? L'opposizione lo conosco molto bene perché Ancisi lo conosco da quando aveva 15 anni, quindi più o meno siamo coetanei. Io sinceramente pensavo prendesse un po' di più.